Va bene. Allora vediamo. Mi date un indizio? Portava la fascia, ma non è una miss. Non è una miss, indossava la fascia? Maschio o femmina? Maschio. Sposato? Sì, ma nessuno conosce la moglie. Non ho speranze, quindi. Vediamo. Mi devo sistemare. È un uomo molto ricco? È benestante, però una volta è rimasto in mutande. Un uomo di spettacolo? No, però sa fare benissimo le imitazioni. Guarda, facciamo così. Ti do un indizio. Questa volta mi sa che ci sono. Questa persona è stata molto legata a Indro Montanelli negli ultimi anni della vita di Montanelli. Careca, óculos, 50 anni. Aspettate, questa volta lo so. È il mio ex amato sindaco. Su, fai un passo avanti. Gabriele Albertini. Gabriele Albertini, buonasera. Sono piacevolmente sorpreso che tu abbia indovinato con così pochi indizi. Sei l'unico, Sei l'unico, ma perché forse ti conosco molto bene, ma meglio di me ti conosce la mia assistente Carla, forse. Vediamo. Gabriele Albertini è un uomo carismatico. J'adore chi ha il carisma. Io ne ho molto, tanto di quel carisma che a volte quando mi guardo allo specchio è la mia immagine che abbassa lo sguardo. Albertini, quando era sindaco, sfilò durante la settimana della moda a Milano in mutande per Valentino e trovo spiritoso un politico che sfila in mutande piuttosto che una classe politica che ti sfila le mutande. Oibò, anche se non so, ha buon bisogno. J'adore Albertini. Gabriele Albertini, graditissimo ospite davvero, Grazie, peccato molto gentile. Peccato doverti torturare con queste insinuazioni. Spero con mani delicate. Lo so, come ma le tu tue. Sai, tu vedi che hai il piglio dell'uomo, si vede subito. Già vedendoti così sei un manifesto elettorale, sei perfetto. Una Vuoi testa leggere? Lucida sicuramente. Allora, il contratto che tu devi leggere e sottoscrivere prendendoti tutte le tue responsabilità, prego. Io sottoscritto Gabriele Albertini, pienamente capace di intendere e di volere, dichiaro sul mio onore che risponderò sinceramente e in maniera compiuta a tutte le domande che mi verranno poste dalla signora Alba Parietti nel programma Alba all'oscuro, oppure Alba all'oscuro. Sai, firmo. Che io e te abbiamo entrambi un difetto, abbiamo delle orecchie piuttosto grandi. Sì, e beh, attenti all'ascolto, no? Dovrebbe voler dire, questa è la fisionomica, qualche significato dovrebbe voler dire questo. Io sto facendo girare per confondermi un po' le idee, per stordirmi un attimo. Tu sai che queste sono domande che ci manda... Tutte, ma sono tutte per me. Non tutte per te, però le peschiamo a caso, sono sabelli firmate. Bene. E tu sai che a queste domande tu devi rispondere e devo fartele. Qualsiasi siano le domande, qualsiasi siano le risposte, io dovrò... No, ragazzi, questa mi rifiuto di farla. Fammela leggere almeno. Io mi giro. E se poi si alza e se ne va, prendete voi la risposta. È vero che lei è gay? No, no, assolutamente. Anzi, ho fatto uno scherzo a Bossi che aveva alluso al fatto che non essendo mai accompagnato da compagni o da mogli o da donne tempi, sì, scusate, aveva... Gabriele, ma è umiliante, così umiliante essere gay? No, non è umiliante se uno lo è, certo. Però come possiamo dire tutti, credo che abbiamo questa concezione molto certo. liberale, cioè non abbiamo nulla contro l'omosessualità degli altri se è degli altri, credo che ognuno di noi voglia essere libero di essere conosciuto per quello che è, io voglio invece dedicare questa domanda appunto al nostro caro autore Sabelli Fioretti, che oggi posso finalmente dichiarare che è gay. Benissimo, allora. Complimenti per la plomba. Sì, ma perché è per un politico è importante essere così. Non se sono un politico, comunque. Beh, un uomo ho avuto responsabilità, ce le ho tuttora, ma non so se posso essere definito come tale. Però, allora, vedremo. Le piacerebbe avere una storia con me?
Come posso? Come posso negarlo? Come posso negarlo? Una storia in senso generale. No, ecco, allora vogliamo chiarire, quindi in pratica più di sesso o più di amore, dice sempre Sabelli. Devo rispondere a questa domanda. Sì, deve devo... mi dispiace. Può anche dare una risposta evasiva. Devo dare una risposta evasiva perché sono combattuto tra il dire la verità e come potrebbe essere interpretata la verità. Lei dica la verità. Io dico la verità. Nel dubbio di la verità. Ebbene sì, mi piacerebbe. Bene, più di sesso. Mi però. Confesso, sì, più di Va sesso. Va bene, beh, questo è un grosso complimento per me. Grazie. Devo grazie dire la verità. Gabriele. La mia povera mamma lo suggeriva, nel dubbio di la verità. Che cosa guardi per prima? Tette o culo? Ma sì, effettivamente qua ci sono delle due scuole. Io sono per Venere Callipigia. Oddio. Beh, qualcuno non ha fatto il liceo ignoranza... classico. Esatto. Beh, più gesse sono le natiche e calos è bello. Quindi Venere dalle belle natiche. Perché? Sono più per, quella, secondo per questo te, aspetto. Gli uomini che preferiscono le tette sono quelli che... Ma forse... Il nostro Presidente del Consiglio preferisce le tette. Sì. Non gliel'ho mai chiesto, non so se si è dichiarato. Credo che apprezzi tutti e due gli argomenti però, da quello che sì, immagino. Sì, non si fa parlare dietro. Sai che non sapevo questo termine, sì, peraltro credo che vada bene per tutti gli uomini, no? Di apprezzare l'insieme, però devo dire che se devo scegliere tra due, direi un bel sederino in genere è anche una garanzia di un bel corpo, è raro trovare una donna che... Sai che non ci avevo mai pensato? Facci caso, cioè, facci le tettone caso. Spesso sono anche chiattone. Invece lì, da lì, insomma, è il centro del corpo... Adesso rifanno sia tette che culo, però, Sì, sì, sì. Ah! Il carrozziere può sempre fare un buon lavoro. è più facile farsi... Benissimo, allora, abbiamo intervistato un tuo amico e gli abbiamo chiesto che cosa farebbe al tuo posto. Se io fossi Gabriele Albertini mi comprerei finalmente una Ferrari. Lui adora le Ferrari, una volta l'ho visto arrivare a casa mia guidando una Ferrari... cabrio rossa bellissima, se le fa prestare e invece dovrebbe forse a un certo punto comprarsene una. Questo è uno scuppettone, ma è vera questa cosa che ti fai prestare le Ferrari? Beh, è vera, non che me le faccio prestare, che alcuni amici compiacenti sapendo che apprezzo le auto sportive e che nella mia jeunesse dorée ne ho avute più di una, mi fanno queste proposte e io nei limiti del tempo che ho a disposizione, adesso che non sono più il sindaco ne ho molto di più. Vai a correre? No, il fatto di fare il pilota di monoposto deve richiedere delle attitudini e delle dote che mi sono riscontrato non avere, quindi non ho proseguito la cosa. Però rimango appassionato di auto veloci. Hai mai rubato? No. Rubato mai? Niente, neanche al supermercato un cioccolatino. No, dai, ci mancherebbe. No, non l'ho mai fatto. Sono anche stata presa, tra l'altro. Veramente due cose non mi ma sono la mai verità, successe. Se tu, no, sinceramente. Almeno questo, se tu avessi rubato, ma anche se una volta al supermercato, l'avresti detto. Non è che io ho fatto bene, però la tentazione è stata. Io ho rubato un cioccolì. Una volta è anche suonato l'allarme. Ma lo capisco perché alcuni hanno questo gusto di trasgressione. Perché tu sei uno in fondo. Sì, ma non per questo genere di argomenti. Ma, no. Sì, ma su altri scenari magari. Cioè? Magari il sesto comandamento. Sono? Cioè? Il sesto comandamento. Non rubare la donna. Quello che ha a che vedere con, diciamo, i peccati sessuali. Quella sì. La donna d'altri, per esempio. Beh, oltre sono le macchine anche le donne? Non so se non la le donna d'altri, però... Te le fai prestare? No, questo non mi ricordo sia mai successo. La verginità, quanti anni l'hai persa? Dunque, la verginità... non prestissimo, No, è per quello che dopo hai tentato il raggiungere. Direi alla maturità, più o meno... Quando è stata la maturità? Beh, è la maturità dei 19 anni, quindi... Ah, ho impiegato un po'. All'esame di maturità? Sì. Diciamo che ho festeggiato le due maturità insieme. Quella a scuola e quella nella vita, più o meno nello stesso periodo. Vediamo la prossima domanda. Vediamo. Se io adesso ti bacio, tu come accidenti. Se io ti bacio sulla bocca, sulla fronte, sulla guancia, non lo posso dire.
qui, sulla testa. Non lo posso dire. Un bacio dove preferisco non lo posso dire. Vediamo se nella domanda di Sabelli successiva c'è scritto dove, perché in genere lui è conseguenziale. Vediamo. No? Allora, vediamo se ci dà delle indicazioni. Se Dio non esiste, tu che fine... Ah, devo proseguire? No, è la prosecuzione te la do io. Se Dio non esiste... Tutto è possibile, anche che Dio non esista. Certo, no? È possibile. Anche certo. Se tu sei credente. Beh, non lo so se sono credente, sono alla ricerca della fede. Dio. Io sono stato educato in una scuola. Ti rifaccio la domanda con precisione. Prego. Se Dio non esiste, tu che fine fai? È la fine che mi attribuisce il ricordo che lascio. E quale? Quale ricordo lascerai secondo te? Cosa prevarrà di te? Ma credo in campo professionale il lavoro che ho fatto e quello che ho lasciato alla mia città, le nel modo in cui ho vissuto le mie responsabilità. E in campo affettivo spero che rimanga il bene che ho voluto e quello che ho trovato nella vita. Il peccato più grave che hai commesso? Forse... di avere ricordato troppo a lungo delle offese e avere cercato di restituirle. Che cosa ha detto Abatantuono? Perché io so che tu sei molto amico di Abatantuono. Beh, sono un ammiratore di Abatantuono. Amico, amico candidatura... non proprio perché non l'ho frequentato come avrei voluto. Sì, però mi fai Abatantuono. Sono diventato più amico di Teocoli dopo le imitazioni. Ecco, mi dici come avrebbe detto Abatantuono, cosa avrebbe detto Abatantuono della tua candidatura? È un mio amico Abatantuono. Ecco, allora vediamo. Ma Abatantuono, vediamo un po'. Io non so Teruciel, sono malanese 100%. E tu che sei malanese 1000%, con quelle mani piccole tosche, sempre do badilato, avresti fatto uno sconguasso, violenza, avresti vinto Milano. E continuiamo, aspetta, vediamo, giriamo. Altra domanda? Senti, ma invece Paolo Villaggio che cosa ha detto della tua mancata candidatura a sindaco di Milano? Ma cosa ha detto non lo so, cosa avrebbe potuto cosa dire? Avrebbe posso dire? Immaginare, vedo che si è sfrugugliato sulle imitazioni qua da studente, si era il beniamino dei miei compagni di classe, perché imitavo anche i miei professori. Allora, Villaggio, a questo punto, Fantozzi Albertini, venuto a sapere che accettando la candidatura a sindaco sarebbe finito in detenzione nelle segrete di Arcore, versò due lacrime di dignità e si astenne dal candidarsi. Senti, ma che cosa bisogna fare per essere bravi ad imitare, secondo me? Anch'io adesso fare le imitazioni. Però secondo me sentirne una. Potremmo fare un incontro della Marene con Villaggio? Per esempio la Marini, che cosa potrebbe dire di Paolo Villaggio? È bella questa. Allora io sono... Bella questa. Allora rispondo con Agnelli, Dice, cara, lei mi fa ricordare una cosa che dicevo spesso, quando mi domandavano quali sono i rapporti di Agnelli con le donne. E rispondevo, ci sono alcuni che parlano delle donne, altri che parlano con le donne. Io sono tra questi, caro Aldo. Il peggior difetto della Moratti? Il peggior difetto della Moratti? Ma forse è quello di non essersi identificata con la comunità cittadina. Cioè lei ha sempre affermato la sua diversità, comprensibile, perché... è nata in una famiglia aristocratica e si è sposata con una famiglia molto... E quindi invece di colmare, difficile farlo, ma poteva provarci, ha lasciato un po' di distanza tra se stessa così com'è e la comunità cittadina. E questo ha creato forse una difficoltà a identificarsi in lei. Parlo dal punto di vista, diciamo, del ruolo che ricopre, non dal punto di vista della persona, perché su questo non posso dire niente. Insomma, non la conosco così bene da poter fare delle valutazioni sul suo difetto come persona. Come sindaco di Milano credo che
Può essere questo una critica che le si può fare, ma snob, che mi sembra stia col... Beh, diciamo un po' distante, un po' lontana. Adesso sta cercando, riuscendoci credo, a colmare questo distacco, e credo che nei prossimi mesi... Allora, facciamo un altro giretto, perché voglio prima di pescare, voglio poter scegliere così. Allora, pesce, si rifiuta. Vabbè. Raccontami una barzelletta sporca. Ma faccio due indovinelli. Quindi la fai raccontare a me? Sì, alla fine. No, sono barzellette. Sono barzellette domande da fare alle donne. Okay. Allora, perché le principesse hanno il sangue blu? Perché fanno i... la conosci allora. Ah. Posso fanno dirlo? Quella cosa ai al principe azzurro. Allora, perfetto. Allora, seconda barzelletta, sempre sotto forma di indovinello. Perché la masturbazione maschile è ormai poco praticata, in desuetudine, e quella femminile ha un grande sviluppo? Questa mi manca. Questa ti manca. Allora, perché la masturbazione maschile è manuale e quella femminile è digitale? Beh, bravo! Carino. Carine. Bene, allora, abbiamo finito le nostre domande, ma a questo punto, come tu vedi, busta gialla. Gialla, certo. Scriviamo insieme questa lettera che tu potrai mandare a chi ti pare. Noi la consegneremo alla velocità della luce. A chi va la scriviamo? Beh, a Silvio Berlusconi. A lui. Beh, poi non so se riuscite a raggiungerlo, se risponde. No, però noi abbiamo delle... Al limite ci ha a che fare con... Al limite fai tu l'imitazione. Ma di Berlusconi non sono così bravo. Agnelli, ma Berlusconi... I moderni... Penso che io lo sapevo fare in questo momento. Moderni, perché ero molto più bravo a imitare da... Allora, caro Silvio, ti do un consiglio. Caro Silvio, proprio molto amico. Beh, caro Presidente, se vuoi. Ma comunque... Caro Silvio, Silvio, se sei amico... Sì. Caro Silvio. Ancora, sì. mi permetto di segnalarti un consiglio, un suggerimento. Darti un suggerimento. Che mi viene dalla mia educazione gesuitica. Che mi viene dalla mia educazione gesuitica. Nisi caste saltem caute. Allora, nisi caste saltem caute. Saltem caute. Sì. Per ignoranti Berlusconi, come me? Berlusconi è stato allievo dei salesiani, quindi un gradino dovrebbe sotto saperlo. I gesuiti, okay. però ho fatto io il liceo classico. Sono ignorante. Comunque, non ho fatto per il classico, tradurre, ho fatto l'artistico, se non castamente, almeno con cautela. Benissimo, io ti ringrazio. Allora, la spediamo a questo punto per tutte le altre destinazioni. Dove la mandiamo? Ad Arcore, a Villa Certosi? Quale delle residenze la mandiamo? Ma penso che quella più frequentata sia Arcore, no? Frequentata da Silvio Berlusconi, intendo dove dire. Dove lui è più... Sì. Penso. Allora, scriviamo Arcore proprio. Arcore... Sì. Sì. Perfetto, Villa non ci San sarà Martino. Neanche, ma non c'è bisogno, per Silvio Berlusconi si sa, vanno, arriva, sanno arriva. Tutto, vanno tutti, anche troppa gente forse, no? Beh, questo lo può dire solo il padrone di casa, insomma. Va bene, vediamo. Io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio, di essere stato ringrazio ospite te, mio. È stata ti una simpatica serata e spero di rivederti. Ma io anche. Senti, anzi, dopo questa intervista avevo paura di non rivederti. Grazie. Più, ah, perché scendiamo. Sai, questo Sabelli che è veramente un demonio. E quella volta che ci siamo visti a quella cena là, attenzione a Lale. Sì. Allora, quella volta che ci siamo visti, ti ricordi? La barzelletta, l'avevo raccontata bene. Luce, maschio o femmina? Femmina, e della specie più pericolosa. Cioè? Quella con le palle. Come me. Mi piace, una donna forte. Guarda, bisogna coprirla continuamente di bip. Bisogna coprirla di bip. Ma ce l'ha un punto debole? Certo, l'ernia del disco. Vediamo. Io questo qui in Roma 9 mesi l'ho visto alla televisione. Jovial,
occhiali velo, rostro velo, capelli velo, tutto velo. Sì, certo, ho capito tutto. Ma Alba, cosa, un passo avanti. Cosa volete che abbia capito? La mia ex vicina di casa. Yes, certo. Ecco perché la riconosco. È vero, eh? È vero. Avevamo Stai bene. Anche i figli a scuola. Se avevamo i figli a scuola, l'ultima mia e tuo maschio. È vero, il tuo studiava, sì, sì. La tua studiava molto di più della mia. Ma insomma, si è salvata in corner. Io sono felice di averti qua. Davvero donna forte, hanno detto giusto. Ma vediamo che cosa dicono le mie assistenti. Va sono bene. Carla Bruni e Sabina Frilli. Mara Maionchi, una donna di gran carattere, è passata da X Factor ad Amici. Io fra Amici e fans preferisco i fans, perché i fans si comprano il disco e agli amici gliene devi regalare una copia in omaggio. È una donna, Mara, che fa una televisione che io apprezzo molto, nuda e cruda. Per chi vuole buoni sentimenti ci sono cartoni animati e il TG4 di Emilio e Fede, due opere di fantasia. Mara Maionchi ad Alba all'oscuro, ma che piacere, non molto, sai davvero? Beh, moltissimo, sei mi fa piacere. Sei la star di tutti i programmi, di tutti i talent show. Dei talent, vabbè, insomma, ma però ma che star del... Ma dai, io faccio il discografico, poi combinazione, ho fatto anche un po' la televisione, ho fatto un po' di casino. Vedo che come tutti i discografici guardi immediatamente il contratto prima che no. Ci sia qualche cosa. Certo, è l'abitudine. Poi chi li fa, li fate, chi li fa... È una roba seria. Chi di spada ferisce, quindi firma un po' il tuo contratto. Allora, no, devi leggerlo a voce alta, mi dispiace. Ma allora, io sottoscritta Mara Maionchi, pienamente capace di intendere di volere. Beh, insomma, adesso senza esagerare, dichiaro sul mio onore. È la l'abbiamo messa giù pesante, sì, in effetti. Che risponderò sinceramente in maniera compiuta solo e soltanto alle domande del programma Alba Oscuro. Alba all'oscuro rinchiuse nelle buste di fronte a me. Sì, esatto, cioè come dire che tu devi rispondere alle domande che ti vengono poste da Sabelli, che sono le peggiori, e non devi rispondere alle mie che sono le che migliori. Sono le migliori. Ho firmato. Esatto. Allora andiamo, io do una giratina qui. Guarda che fanno delle domande atroci, ma io spero che con te siano stati un po' più gentili, ma insomma dubito. Qua già c'è una domanda lunghissima. Allora, il problema è importante e l'Italia deve sapere. Sei nata il 22 aprile o il 23 aprile? Sì. E soprattutto perché c'è confusione e poi che differenza fa? Sul tuo sito ufficiale c'è scritto 22, ma in un'intervista hai detto 23. Cominciamo bene. Ha ragione. Allora, io sono nata nel 1941 e nel 41 c'era la guerra. Io sono nata, la mia allevatrice è andata a denunciarmi e naturalmente non è che con le bombe che cadevano la situazione uno si è... Quindi io sono nata il 22, ma la denuncia allo Stato civile fu fatta, lei dichiarò il 23. E quando festeggiamo? Io festeggio il 22, però sui documenti ufficiali devo ricordarmi che c'è scritto 23. Bene, mi sembrava una roba difficile. Il 22 ti vengo a bussare, non sei proprio sì. Più... Il mio. Il 22 compio 70 anni e devo dire che farò una grande festa. E sei fiera, ricordata. Giustamente, dei tuoi anni, perché quelli mi ho. Dici con grande piacere. Ma poi io sono d'accordo sono, con sai, te. Nascondere e far ridere. E poi dicono che dopo i 40 ognuno ha la faccia che si merita e tu hai una bellissima faccia. Ti ringrazio molto. Però allora... Ha fatto bene Gianna Nannini a mettersi nuda e incinta sulla copertina del suo ultimo disco? Gliel'hai consigliato tu? No, io non ho consigliato, non consiglio più niente alla Gianna da tanti anni perché ormai giustamente è super autonoma. Era ma una io... tua scoperta Gianna? Beh, sì, è una mia scoperta, però così negli anni poi lei è andata certamente, ma parliamo di qualche annetto fa. Beh, Gianna si è sentita di fare così, io credo che abbia ognuno di noi la libertà di fare nell'ambito della di una situazione di buon gusto di farlo. E era lei, di buon gusto. Secondo me sì, questa maternità in una età non proprio legata alla regola l'ha fatta con grande gioia. Oltretutto la bambina mi sembra bellissima. Ma poi oltretutto si capisce che una che chiama anche la figlia Penelope si capisce proprio che è stata voluta. Sì, anche perché è arrivata dopo tanto tempo, per cui ci ha messo tanto a arrivare. È stata, io la trovo molto carina.
quindi felice lei, felice tutti. Felice lei, felice tutti. Allora, benissimo, questa è una risposta. Allora, senti, sei meglio come scrittrice? Hai scritto un libro? Non ho l'età, non ho l'età. Allora, riporta... intanto non l'ho scritto io. Beh, ma poi vado, ti rispondo. Oppure come cantante? No, io sono pessima in tutte e due, assolutamente. Hai pure cantato però, eh? Ma non ho cantato, io ho fatto una cosa per la Cuccarini in teatro, facendo piacere a Tommasini che me l'aveva chiesto. E ma facevo... cantavi? Ma no, non cantavo, parlavo, infatti nel disco fortunatamente non canto. Fantastico. E parlavo, facevo il presidente degli Stati Uniti che riceveva gli astronauti che tornavano dal pianeta proibito e dicevo, naturalmente in inglese ti puoi sapere dire, puoi immaginare cosa dicevo. Una stronzate. La verità è che Tommasini ha montato il tutto e ha fatto questo disco, che ho un po' patito, perché io non volevo fare mai un disco, perché quello è il mio mestiere, vero? Mentre il libro, non è vero che ho scritto un libro, io l'ho dettato a una certa signorina molto carina che si chiama Pietra. E, che si chiama ghostwriter, in questo caso. Beh, cioè, io non so come si che, chiama, vabbè, sono ignorante tu hai delle... E questa signorina ha scritto molto bene, il libro è carino, ma io non sono una scrittrice di libri. Però hai raccontato la tua storia. Beh, ho raccontato la mia storia, ma è diverso raccontare che scrivere. È interessante la tua storia. Boh, ma insomma. Ho visto di meglio. Beh, sicuramente anche di molto peggio. Qualche cosa, allora, andiamo avanti, giriamo le domande. Senti, hai mai avuto impulsi omosessuali? Per esempio, prima mi hai fatto dei complimenti, adesso ce l'hai? No, non ho impulsi omosessuali, no, assolutamente no. Devo dire che non ho neanche impulsi sessuali ormai. Ma al di là di ciò, devo dire che io... vedo un fatto estetico, tu sei molto bella e te lo dico, ma non è un fatto sessuale. Ho capito, ma neanche più nei confronti di uomini, belli in casa per esempio, non ti spinge sessualmente? Devo dire, mi spinge molto poco, solo qualche raro caso ogni per tanto. Per esempio? Ma non mi ricordo. Qualcosa che ti insomma, l'ormone si muove? No, l'ormone è deceduto. Beh, ma insomma, si sarebbe mosso per chi? Sai, dimentichi tutto, dimentichi l'ormone, dimentichi anche chi. Beh. Ma no, ormai l'ormone giustamente fa parte della sua età, ma chi se ne frega, niente, ci sono altre cose. Non c'è un uomo, ma uno che ti sarebbe piaciuto? Ma quello nel percorso dei 70 anni, sì. 70, no, ma... Uno in particolare? Ma... Niente. Questo è scattato perché io non posso fare domande personali, mi avevi incuriosito molto. Qualche sono collega, ligi, qualche cantante. Sembra di essere sul pianeta proibito, sono ligi, Allora, ti hanno preso in giro, beh, qua siamo pari, ti hanno preso in giro perché parli malissimo l'inglese, come ti capisco? Come ti capisco? Come si dice, mi sa dire la strada per la stazione? Quando sei in Inghilterra ci sei stata tante volte, immagino, per lavoro. Lo spiego. E quindi come fai? Cioè, per esempio, scusa, io sono, siamo a Londra. Io sono un inglese così, tu mi incontri e mi chiedi come andare alla stazione. Come ciao, fai? Scusa, come posso fare per andare alla stazione? Sì, beh, che parli un po' l'italiano anche loro, se ne niente, frega. No, in Inghilterra. E beh, perché no? Noi in Italia dobbiamo parlare... Vabbè, ma dici proprio stazione così, questo? Station. Station, hai station glielo station, dici. E allora dimmi come glielo formuli la domanda. Ah, che difficilissimo. Dai. Please. Please, yes. Yes, madam. Do you want street for the station, train station? Qui un inglese cosa ridono? Che... Ma genio, vabbè, andiamo avanti. Come ti... Hai tutta la mia comprensione, con francese vai meglio? No. Io invece ho avuto degli allenatori, perché c'avevo i fidanzati. Vabbè, ma lo so che tu avevi anche un fidanzatone, Bello. Lui mi parlava in francese. Ah. Ti piaceva molto. Sì, molto. Se stava zitto ancora meglio. Poteva fare quello che voleva. Con quella bocca poteva dire quello che certo, voleva. Certo, giustamente. Secondo te ho fatto bene a rifarmi le labbra, le tette e poi tutto il resto ve lo mettete su per quel posto perché non ho fatto proprio nient'altro. Ho fatto bene a rifarmi le tette e le labbra? Ma io devo dire che hai fatto bene. Se sentivi la necessità, secondo me non riesco a capire come sentivi questa necessità, ma questo è un'interpretazione personale. Certo, devo dire personale mia, perché io ti ritengo, io ti conosco da veramente tanti anni e sei sempre stata una donna bellissima con un gran fisico, per cui, però se ti piacerebbe, anche a me mi piacerebbe, guarda, io quando sono rimasta incinta la prima volta ho detto, ah, adesso due tette così, è venuto tutto, la pancia, io, fondo le tette. Mi sarebbe piaciuto anche a me, ma io ho deciso che pazienza. Noi ci vedevamo davanti all'asilo accompagnare i bambini quando erano piccoli, adesso sono quanti anni ha tua figlia? Camilla 30.
come Francesco. Eh sì. Andavano all'asilo insieme. Bei tempi, bei tempi. Allora, vediamo. Ma ragazzi, ma che domande fate? Allora, guarda, secondo te sono ancora una strafiga? Pensa che abbiamo dovuto scambiare grazie. Secondo me sei una strafiga perché lo sei di natura. Difficilmente non sarai mai una strafiga. Questo, ma no, speriamo, ma adesso di trovare lo dei penso. Temi un po' no. più... Vedi, piacerebbe che avesse. Tu pensa che lo paghiamo anche Sabelli, però non è lui che paga noi, siamo noi che paghiamo lui. È allora. Giusto, fa delle domande e te... Allora... Il cantante che ti attizza di più, attizzare anche in senso, come dire, come tu sei una grande professionista, hai scoperto grandi talenti, quindi tu puoi vederne uno e dirà... Italiano? Sì. Può essere anche uno dei tuoi, eh? No, che mi attizza... Ma sai, io quando lavoro l'attizzamento è... Che mi attizza molto, devo dire, Springsteen. Se vale anche uno straniero, Springsteen ha un modo di cantare, un modo di muoversi che mi attizza, per quel che se può fare anche a mo'. E italiani? Beh, italiani ce ne sono diversi, Morandi mi è molto piacere, adesso attizzarmi. Ti attizza ancora, beh, cioè, voglio dire, con tutto il rispetto per Morandi, però quel certo di Springsteen è indimenticabile, voglio dire. Beh, Springsteen è fisicamente un uomo che mi attira più, poi sai, c'è la confusione, io Gianni lo conosco da tanti anni, conosco, per cui dopo diventa, mi piace molto, mi diverte passare una sera con Franco Battiato, perché lo trovo un uomo molto, molto spiritoso. Ma non ti attizza, spero. Insomma, mi attizza intellettualmente. Intellettualmente mi diverte molto. Senti, tu a proposito di intellettuali, Busi lo conosci? Non lo conosco personalmente. Però lui ha pensato di entrare in te. Ha pensato che cosa farebbe, che cosa direbbe se fosse Mara Maionchi. Lui? Questo non te l'ha mai fatto nessuno. Ah no. Se io fossi Mara Maionchi, ma Mara Maionchi sei già moi. Io sono già Mara Maionchi. Soltanto che appartengo a un anello dell'evoluzione umana, ulteriore. Mara Maionchi è una discografica e scopre il talento altrui. Io sto ancora lottando per far venire alla luce il mio, che è infinito, ma che appunto è una miniera che non va mai tralasciata, e bisogna continuare a scavare, a scavare, a scavare. Poi su Mara Maionchi quanto potrei dire, che ha una faccia così delicata e un ovale così perfetto, così angelico, che basterebbe metterle un orecchino e sarebbe di per sé l'apoteosi della pirateria, non soltanto pirateria discografica, ma io la vedo benissimo sopra un vascello con una benda anche sopra un occhio che sta imprecando perché l'isola del tesoro ancora non appare all'orizzonte. Carino, mi piace molto, questa cosa. Molto, vederlo così molto sembrava, gentile. Sì, io te lo farei vedere come in altre circostanze, voglio dire, con te è stato effettivamente molto gentile. È stato come molto al solito gentile. Doveva parlare di te, ha parlato di sé, ma questo... Ma questo è giusto, lui è un artista, io non sono un artista, per cui mi sembra tutto molto giusto. Questo non è vero. Allora, però sei stata anche tu scoperta in realtà, perché voglio dire, alla fine qualcuno ha scoperto te, che hai scoperto tanta gente. Senti, 15 parolacce in un minuto a X Factor, 15? Ma così meglio mi dicono. Hai fatto il record, hai battuto Busi, forse lui non lo sa. Forse ho battuto Sgarbi. Sgarbi e Busi messi insieme, credo. Record del mondo. Che ma io sento che puoi fare di meglio, caro. Ti prego, fallo da noi, batti questo record. Non posso farlo su richiesta, comando, non posso, io devo scaldarmi, arrabbiarmi, allora lì capisco, penso sempre che mi caccino e aspetto il momento. E invece no. Per adesso no. No, record, brava però, mi fa non lo sapevo neanch'io, me l'hanno detto. Quindi ce le contate? No, io no, io quando mi girano i santini, quando mi girano i coglioni, non riesco a contare. Lo so, hai ragione, neanche le parolacce che dice a no, un certo punto. No, ma neanche no. Se no sapresti di aver battuto il Guinness dei primati, che brutto. Dei conduttori opinionisti. Allora, sei mai andata con un gigolò? Attenzione, non nel senso che l'hai pagato. Questo lo aggiungo io, nel senso un gigolò, a me per esempio non è capitato. Gigolò non mi è mai capitato. Mai? No. Neanche un uomo presunto non ce tale? Un uomo? Cioè non è detto che per forza un gigolò deve essere uno che tu hai pagato, però uno che nella vita lo era comunque. No.
Niente, non no. ti sono mai piaciuti, no. nel tuo mestiere ce ne saranno stati. Pazienza, vai. Io li ho evitati accuratamente, non amo questa cosa così. Niente, no, no ma neanche intendo dire cioè, uno neanche gratis, neanche no. gratis. Ma forse no. io non interesso neanche il gigolo, non ero nessuno, non ero una gragnocca, non ero niente, chi se ne frega. Beh, neanche il gigolo avrà girato la larga. Ho detto, ma chi se ne frega di andare con questa qui. Per cui non ho mai avuto avvicinamenti. Allora, andiamo avanti. Chi è la più grande cantante italiana? Mina. Eh beh, è insuperabile. È così. È la verità. Lo credo fermamente. Giriamo le domande, vediamo. Vedo che ti metti gli occhiali, sono preoccupata. Sì, no, quando mi metto gli occhiali per prendere un po' di tempo, hai capito? Per respirare. Me li metto no, anch'io, però no, 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 in fondo no. Senti, tu sei picchiatrice violenta come nel film La Bamba, Banda dei Babbi Natale, dove interpreti il ruolo della suocera di Giovanni. No, non sono una picchiatrice. Mi è successo qualche volta di sfogarmi fisicamente, non proprio sempre sulle persone, ma magari sugli elementi, sul tavolo, su queste cose. Tipo quando proprio per sfogarti in qualche modo, non morire affogato, una botta insomma, e a qualcuno proprio un uomo per esempio. No, beh, Pappalardo uno schiaffetto. Io ho schiaffeggiato un tuo collega tra l'altro. Ah sì? Sì. Beh, ma tu sei una ragazzaccia, io no, io poi avevo che non era, in questo caso non era il mio produttore, ma era il mio fidanzato. Che questo è un indizio, ne parliamo dopo. Sì. Ci arrivi velocemente, vabbè. Gli ho dato uno schiaffo, delle cose che mi piacciono, ridendo tra l'altro, ridendo. Davanti a tutti però, che bello. Che bello. Allora, ho goduto come un no, io no, erano sempre questioni di lavoro serie, nel senso che magari dover fare una cosa, non volerla fare o eccedere, per cui per frenare la situazione qualche volta. Ho ecceduto anch'io, ma non amo eccedere, lo sai. Neanch'io, però, neanch'io, vabbè, però quando ci vuole ci vuole. No, è che quando ti girano, sì. Vale. Allora, tu hai lavorato con Battisti e Mogol. Sì. È vero che Battisti dall'aldilà parla con Mogol? Questo bisogna chiederlo a Mogol, io non lo so. Ma l'hai mai sentito dire fece... questa cosa? Sì. No, lui quando fece la canzone di Adriano Celentano, mi sembra Arcobaleno, che c'era questa cosa. Ma però questo devo dirti che mi fai una domanda a cui non posso rispondere perché non sono il diretto interessato ed è brutto dire, sentito dire, sai, poi viene ampliato, viene modificato. Ma lo dicevano l'ambiente. Hanno detto tante cose. Non è la prima volta che la senti questa cosa? No, l'ho sentita dire da qualcuno, ma non l'ho mai sentita dire da Giulio direttamente, per cui mi astengo dal dare una risposta che potrebbe essere fasulla o montata, certo. Non dico ad arte, ma magari da qualcuno che non serve. Si sono parlati tante volte dei viso, per cui si saranno detti tutto. Andiamo avanti. Allora, questo è un tormentone, te lo dico, non è fatta espressamente per te. I giudici sono tutti comunisti? Non credo proprio. E non aggiungiamo altro? No, no, mi hai fatto una domanda precisa alla quale ho risposto, nel senso che non credo che i giudici siano tutti comunisti. Qualcuno è di Rifondazione. Allora, andiamo avanti. No, 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 aspetta. Potrebbe. Hai fatto molto bene, questo io non lo sapevo. Ma perché hai menato Adriano Pappalardo? Ah no, vabbè, è stata una cosa lontanissima. Dai, no, ma a Torino, non ma brava. No, perché faceva, non riusciva a fermare. Lui era un personaggio molto esuberante. Sì, sì. Una persona fantastica, sotto certi aspetti, un amico, un uomo affettuoso, anche un bravo artista. Qualche volta eccedeva. L'abbiamo visto. Ecco, allora, nell'eccedere, se invece stiamo facendo una cosa dove bisogna stare tranquilli, aspettare con calma, devo dire lui ha ecceduto. E io mi sono un po' arrabbiata e quindi un po' non menato. Ci hai vendicato tutti? No, Adriano è una brava persona, è una persona che ha sicuramente degli aspetti umani molto piacevoli. È esagerato quando esagera, come tutti noi d'altronde, non voglio mettere Adriano diversamente da noi, anch'io esagero qualche volta, lui ha esagerato e quando ha esagerato che c'ero io ho tentato di contenerlo. Ma con te ha avuto problemi? Sì, qualcuno l'ha avuto. Devo dire che anch'io ho avuto la tentazione che mi faceva un po' paura fisicamente. Tu
sei più coraggiosa di me. No, non solo coraggiosa, è che non ci ho pensato. Poi sapevo che non avrebbe mai fatto niente contro di me. Lui è gentile, se no l'avrebbe fatto anche contro di te. Secondo te, lo scorso anno a Sanremo ci sono stati brogli per non far vincere il principino? No, non so, il principino arrivò secondo? Beh, era molto popolare insieme a Ghinazzi. No, ma però loro hanno sempre dichiarato che loro in realtà erano i vincitori e che gli è stata in qualche maniera sottratta la vittoria. Cioè che c'è stato un po' un caso come ci fu con Arbore e con Ramazzotti, ti ricordi? Sì, ma vabbè, ma era io credo che il secondo posto fosse più che meritato, oltre mi sembrava eccessivo. Tu dici che già era troppo così? No, va bene, così va bene, lui è popolare. Te la ricordi la canzone? No. Neanche te la vuoi non ricordare. Vorrei neanche ricordarla. Senti, questa volta abbiamo provato a fare il Se fosse con Gianni Boncompagni. Sì. Gianni Boncompagni, Se fosse Mara Maionchi. Gianni Boncompagni è un mito, non è. Dunque, se fossi Mara Maionchi, io penso, lei è una tipa abbastanza televisiva, anche se non fa la televisione, ha fatto molte altre, so che ha fatto il muratore per molti anni, che non sembra, devo dire, tutto tranne che quello, però è una donna intelligente. Io farei quel programma lì del X Factor, farei l'esperta, siccome ha orecchio lei, ha orecchio in queste cose, vorrebbe fare l'esperta lì, insomma la giudice al posto di Togliatti, che ormai quello, Palmiro Togliatti, ho detto non è adatto quel programma, gliel'ho detto mille volte, mi ha detto no, ma lui sai ora è della sinistra, si può fare. Mara Maionchi sarebbe più adatto. Rastabelli e Boncompagni, noi possiamo già riempire due stanze a Villa Arzilla. Beh, molto, però Boncompagni è un signore che ha fatto delle cose fantastiche. Qual è cui, la cosa più bella che ha fatto? Beh, ha fatto di tutto, dalla la radio, il Sebarbaro, sono stati i primi grandi DJ che hanno portato la musica americana, hanno fatto conoscere. Signor Boncompagni è un signore di tutto rispetto, di cui per carità è 80, la verità. 80 anni. A 80. Allora, bravo, tanti auguri. È più antipatica Simona Ventura o Claudia Mori? No, devo essere molto sincera. Parlo personalmente perché il rapporto lo decido io, nel senso che non so se agli altri. Personalmente con tutti e due con me sono state molto gentili. Per cui devo poi non so cosa, cosa hanno fatto sì, con però le altre. Guarda, io parlo per me. Tu guarda come per dire, me, a livello generale. No, io a livello generale non te lo posso dire, perché sai, con me sono veramente state sempre gentili. Simone è una donna carinissima e la Mori pure. Mi manda i messaggi, per cui devo dire, mentirei e sarei sciocca a dire il contrario. Se poi con qualcuno ce l'ha avuto, vediamo anche cosa ha fatto quel qualcuno, che ne so io. Bene, andiamo avanti. No, due donne di carattere. Beh, chi ha carattere ha sempre un brutto carattere, dicono, no? Ma non è vero, sono delle balle. Chi ha carattere, se ha brutto carattere, non c'entra. Tutto mischiatura. Non è che Gianni ce l'aveva bello, però è un grande artista. Come ti posso dare torto? Se dovessi lanciare me, come faresti? Impresa impossibile, sono lanciabile? Tu, assolutamente, tu cantavi bene. Io mi ricordo che hai fatto anche un successo, non solo in Italia, ma anche all'estero. Accidenti, che memoria. La miseria, adesso non parliamo sono mica ricoglionita. Parliamo paleontologica. No, parliamo di qualche anno avevo fa. Avevo 23 anni, ne ho 50. Quanti sono? 30? Mi stanno dicendo che il pubblico mugugna e sostiene che io non cantavo bene. No, non era male. Beh, il pubblico può fare quello. C'era? Lei c'era? Allora, c'eravate? Non sopportano. Cantavo una canzone che si intitolava Only Music Survive e ho fatto anche successo in Francia. Mi sembrerà strano, sì, ma è così. Come mi sembrerà strano? No, perché fanno perché questi sono dei gelosi, invidiosi, vorrebbero e loro. E li hanno messi lì apposta. A loro volta, sì. E poi ho il sospetto che abbiano in qualche maniera qualche appartenenza al gruppo della regia. Non so. Certo. Sì, siete così, siete tutti delle capre. Allora, andiamo avanti. La signora da lontano sembrava l'Aventura. Non c'è più? La signora questa? Sì, questa da lontano mi sembrava l'Aventura. Anche secondo me. Qualche... Non c'è più quella che volevate voi. Si sono girati perché si sono offesi. Pazienza, così non rompono le balle. Senti, secondo te ha fatto bene la Rai a perdonare Morgan? Ma certo,
Morgan ha un problema che risolverà, spero, sempre presto, e ha fatto bene. Allora, però, perché l'ha perdonato? Perché va a Sanremo a cantare con Nicoletta? Però scusami, non ti è sembrato un po' tutta un'incoerenza? Bah, insomma, no, sai, nel senso che, allora, l'altro anno lui dice la droga mi fa bene, grande cazzata. Che quella è una grande cazzata. Anche sì, perché sappiamo tutti che non è così. Non è così. E che semmai ti distrugge l'esistenza. No, e lì decidono che su questa frase lui non va più a Sanremo. Non si è rimangiato niente. Anzi, ha rincarato la dose quest'anno e quest'anno va come ospite. Ha rincarato la dose? Beh sì, l'ho visto in un'altra intervista, non c'è più. Guarda, io su quelle cose lì è molto difficile dire perché accadono la prima volta, perché poi si perdonano. Mi sembra una frase eccessiva, perdonare. Devo dire, al limite hanno riammesso una ipotesi, una persona che prima avevano deciso di liberare. Diciamo che fa comodo? Ma io non so dirti, se fa comodo che canti con Patti Pravo a Sanremo, cosa cambierà? Sì. Beh, insomma, beh, io francamente sì, non me lo voglio perdere. Bene, bene. Allora lo vedremo, ma io devo dire, non so dire se è giusto prima, se è giusto dopo, sono cose complicate. Tu l'avresti lasciato andare a Sanremo l'altro anno con una frase così forte sulla droga? No, avrei sicuramente discusso la frase in maniera più idonea, nel senso che non è vero che la droga fa bene, non è vero che combatte la depressione, anzi aumenta queste, certo, cose. Dopodiché l'artista si esprime e si esprime. Certo, allora ragazzi, a questo punto io, come vedi qui in mezzo c'è una lettera gialla. Ah sì, e che cosa significa? Significa che tu puoi scrivere a chi ti pare. Sì. A chi ti pare, proprio a chi ti pare, puoi scrivere a uno dei talenti che hai scoperto, quindi da Tiziano Ferro alla Nannini, insomma tutto quello, insomma di tutto e di più, perché tu hai veramente scoperto il meglio. Qualcuno. Guarda che di discografici forti ce ne sono stati tanti, non ultima Caterina Caselli e prima di noi quelli veri, da Melis, il signor Melis, Nanni Ricordi, ce ne sono stati Micocci, parliamo dei colossi. Ma nessuno è diventato famoso come te. Beh, senti, perché non ha fatto la televisione, ma sono stati molto bravi, sono stati dei veri grandi campioni. Io li ricordo sempre perché sennò la gente fa confusione. I grandi campioni sono stati questi grandi signori, compreso Caterina, che è una grande discografica. Poi io ho fatto la televisione e chiaramente sembra che ho inventato, che sono diventata Verdi, ma non è così. Senti, allora, tu puoi scrivere a chi ti pare, sì, a tua figlia, sì, al tuo idraulico, mio idraulico. Le tue figlie, eccetera, eccetera, quello che vuoi. Vorrei scrivere a una mia amica. Oh, a chi? Vorrei scrivere alla Rina. Alla Rina. La Rina è una mia amica ed è la mia... No, non la conoscete, ma mi hai detto... Certo, tu, chi è chiaro, chiaro, però... Siccome è stata operata in questi giorni, sì, e sta in convalescenza, sì, vorrei scrivere che siccome è la mia compagna di burraco... Allora, scusami, ma io devo mettere gli occhi. Cara Rina. Sei, sì, stata operata, stai bene, non rompere le Aspetta, balle... Aspetta, operata, virgola, stai bene... Non rompere le balle... Non rompere, rompere... Le balle o palle, cosa mettiamo? No, le balle, lei è le balle, sì, molto più, anche un po' milanese. Balle, torna presto perché dobbiamo rifare la coppia vincitrice. Perché dobbiamo riformare, brava, l'italiano non è la coppia vincitrice. Sul vincente... Insomma, scrivilo un po' tremolante. Sì, faccio, vabbè, così. Vincitrice, vincente, punto vincente, interrogativo, così. No, vincente di burraco. Noi facciamo tanti tornei insieme e in questo momento sono disoccupata, per cui disperata. Lo capisco. Sono mancanze gravi. Marina tornerà prestissimo a giocare, esatto, con te. E quindi, allora... Ti aspetto con ansia, Mara. Aspetta, ti aspetto con... Ansia Mara. Cara Rina, sei stata operata, stai bene, non rompere le balle, torna presto perché dobbiamo riformare la coppia vincitrice, insomma, con qualche tremolante dubbio. Ti aspetto con ansia, Mara. Tua Mara? Tua Mara. Tua Mara. Quindi la spediamo per tutte le altre destinazioni. Brava. Questa va a Milano, no? Questa va a Milano. Va a Milano. Salutiamo Rina che ci starà sicuramente seguendo. Rina, torni presto a giocare e...
Io ti ringrazio tantissimo. Anch'io. Di essere stata... Sono stata molto contenta, sono stata molto bene, mi ha fatto molto piacere vederti in grande forma. Altrettanto, grazie. Tutto uguale. Senti, ma poi festeggeremo insieme i nostri rispettivi, sì. 70 tu e 50 io. Ammazza, e quindi tu vieni al mio e io vengo al tuo. Va bene. Sai che io il burraco non sono mai riuscita a impararlo, bisogna che me lo faccia. Questo è grave però. Sì, io gioco a gente però. Vieni, e c'ho un gran culo, cara mia. Il culo. Ma ti ringrazio.